famoso potrebbe dire, ecco, questa è Piatti Fondi, che è la storia di vampiri. No, non mi piace. No, comunque secondo me poi il personaggio è molto positivo, anche molto più degli altri, perché... Da molto tempo, sapete, io sono molto interessato di arte greca e mi dedico... Marco, che sono io e che è anche il personaggio, è un ragazzo di... figlio di papà, è un figlio di papà. Vampiri, che non bevono sangue. Bevono, mangiano lì. Questi quattro personaggi abbastanza bizzarri e estremamente discutibili si sfidano. Che poi che vuol dire sempre figlio di papà, sono sempre tutti figli di papà. Mo' hai visto tutto quello sugli europei, i cagnolini, mettiamo in mezzo i cagnolini morti. Piangono tutti. No, la sofferenza che comunque sia... C'era molto bene il mio personaggio, sì. È una sofferenza che riesce a nascondere, però ha delle difficoltà poi nel relazionarsi. Un amore tra vampiri. Con il padre, sicuramente la figura del padre. E io direi, io sono un fumettista, mi piace disegnare, cioè ci sono diversi disegni anche qua sul tavolo, perché tendo a farli spesso volentieri e quantunque debba dedicare il mio tempo ad altro. Beh, Marco, che sono io e che è anche il personaggio, pieno di sangue. No, il cagnolino, io torno solo sul cagnolino. No, non era gay, io ho fatto scrivere che non era gay. Stiamo in crisi, ma io va a piangere la gente. Adesso, è nello squallore della vita casalinga, dico per non ripetermi. Già dalla sesta potremmo fare una fiction su di me, che sarebbe una cosa, una grande cosa. Esatto, bravo Lorenzo. Vampiri, cani, morte e sangue. Ah, vecchietta la piglia. Potremmo andare anche sulla Rai, che alla fine è importante. Ma? No, tutti nudi e investiamo la vecchietta con la borsetta. Nulla. La rima con la vecchietta. Nulla. Dopodiché io mangio e me ne vado.